un momento di lavoro, ma è anche un momento di confronto, di piacere di stare insieme, un bilancio dell'anno che si è o che va a concludersi e uno sguardo sul futuro per il nuovo anno. Colgo subito l'occasione per ringraziare intanto tutte le associazioni presenti, non siete tutti, ma so che ce ne sono ancora in arrivo. Fatevi un applauso perché i protagonisti siete voi e siete l'anima della offerta culturale di Verona. Ringrazio poi per la presenza e darò loro subito la parola il signor sindaco Emanuele Antonelli, che ci onora con la sua presenza. E so che continuerete a fare un grandissimo lavoro per questa sera. Devo dire che la cultura da qualche anno ha preso una svolta importante per il comune di Busto. Sapete che la cultura è sempre non importante, ma di più. Dicono sempre che la cultura non porta soldi e quindi si lascia da parte. No, invece è il contrario. La cultura porta tantissima ricchezza sotto tutti i punti di vista, compreso quello economico, e lo vediamo negli dati che abbiamo, per cui è veramente importante, però chiaramente è dovuto a tutti voi. È doveroso essere qui perché la cultura è il cuore pulsante di una città e Busto Arsizio ha veramente un cuore grande, un cuore pulsante, la dimostrazione è la nostra presenza oggi, ma soprattutto tutto quello che avete fatto e, come dice il sindaco, sono sicura che farete in futuro. Il mio vuole essere un saluto velocissimo, un ringraziamento e un appuntamento all'anno prossimo. Vorrei fare i miei saluti e quelli di Regione Lombardia. Vorrei in primis complimentarmi con il sindaco Emanuele Antonelli e con l'assessore alla cultura, Monica Maggioli, che ogni anno organizzano gli stati generali della cultura di Busto Arsizio. Vorrei ringraziare anche tutte le associazioni culturali della città di Busto Arsizio, più di 100, che sono l'anima poi di questa riunione. Tutto quello che voi vi diciamo, con grande creatività, poi deve essere messo a terra, deve essere realizzato, e dall'ideazione alla realizzazione c'è di mezzo uno sforzo veramente significativo che è di tipo amministrativo, burocratico. Fabrizio è il re delle delibere, del bilancio, dei conti che devono quadrare, che faticano spesso a quadrare. Sono aperti a tutti perché la bellezza è per tutti e la cultura è per tutti, per cui l'invito non a voi che ne siete protagonisti, ma ai vostri soci, ai vostri interlocutori, a tutti i cittadini è: entrate negli spazi culturali, venite a visitare gli spazi culturali della vostra città, perché conoscerete bene il Prado, conoscerete bene i musei di tutte le grandi capitali europee e non solo, ma magari manca una visita al Museo del Tessile, magari manca una visita alle collezioni permanenti di Palazzo Cinque.